il multiculturalismo, lo sviluppo economico, lo sviluppo sostenibile. Sono questioni sui quali forse il Partito Democratico Nazionale è sempre stato un po' troppo timido. Molto importante, e personalmente ho anche apprezzato, il protagonismo, il rilancio del protagonismo dei giovani all'interno del nostro partito e l'attenzione che viene rivolta alla discussione dal basso, ai nostri militanti, ai circoli, visto e considerato, e la reputo una discussione fondamentale per la vita culturale non soltanto delle nostre città, ma anche e soprattutto dell'intero paese. Penso che l'assemblea di domenica sia stato un momento molto importante per il nostro partito perché ci ha permesso di dare un sostegno e un mandato pieno al nostro nuovo segretario, Nicoletta, votato all'unanimità. Penso che da questo percorso possa derivare la capacità per il PD di incidere maggiormente nel lavoro sul governo per promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo grazie alle risorse del Recovery Fund, per proteggere i posti di lavoro, per tutelare le scuole, per continuare la nostra campagna contro la pandemia. Penso anche che questo percorso ci possa permettere di ridare slancio anche al nostro lavoro sul territorio. Per questo abbiamo accolto la proposta di Nicoletta di riunire tutti i circoli del PD, anche della nostra federazione, nelle prossime 2 settimane, per coinvolgere la nostra base, i nostri iscritti in questo percorso, che è un momento di confronto e di ragionamento non solo sul PD, ma anche sul Paese. Le sue parole di ringraziamento a Nicola Zingaretti, ma anche alla modalità con cui bisogna continuare ad essere inclusivi, ad aprirsi, far parlare i giovani e non dei giovani, e soprattutto quei temi che ha toccato e che sono un segno della direzione in cui dobbiamo andare. Ricoletta ha una grande levatura, una grande sobrietà, con idee chiare e con una visione che ci ha subito introdotto in quello che dobbiamo fare. E uno dei primi passaggi sarà sicuramente quello di incontrare i territori, non solo i circoli, ma tutta la nostra gente nei prossimi 15 giorni. Sarà un appuntamento importante perché per costruire e continuare insieme in una fase di apertura abbiamo la necessità di ascoltare le persone per poterle rappresentare al meglio e anche condividere tutti quei temi che sono stati messi sul piatto. Suo discorso di grande altezza sicuramente prevede dei temi importantissimi su cui ci sarà bisogno di confrontarsi nei prossimi mesi e sicuramente ci porteranno a rafforzarci e ad essere sempre più inclusivi. Questo partito è da quando è nato è caratterizzato da molteplici provenienze. Questa, che per alcuni è sempre stato un limite, dovrebbe in realtà essere la ricchezza di questo partito. Quindi, visto che chiaramente Letta non rappresenta tutto e tutti, la speranza è che finalmente il PD riesca a dar voce unitariamente a quell'Italia che si è sempre rimboccata le maniche per uscire presto da questa pandemia, affrontare la crisi economica e gestire al meglio le risorse europee.